Buongiorno, buongia! Come va? Feliz sabato, sentite sabato tutti. Vi ricordo la giornata di oggi alle 3:30, Palazzo Veneto sul primo piano dovrebbe essere, c'è una sala dove fanno i piccoli concertini. Era l'ex biblioteca per i cittadini Monfalcone che mi guardano. C'è il maestro Candoni con il coro Ute di Seppi di Monfalcone, gli accompagna la direzione maestra Franca Zanolla. Boh, questo è il quanto delle pubblicità di concerti vari. Boh, vi auguro una buona giornata e mi raccomando, oggi è una bellissima giornata di sole qua a Monfalcone, 3 gradi, ma ci sta il villaggio natale, ricordate, andate a comprare Monfalcone. Non andate nei supermercati, andate nei Monfalcone. Sì, anch'io vado nei supermercati a fare la spesa. Ma piccoli gallini, non serve andare nei grandi supermercati. Andiamo nei piccoli negozietti. Così diamo un po' di lustro alla città. Soprattutto qua del centro, anche fuori centro. Ma basta che sia Monfalcone, nei negozietti. Vedi il Bottone, vedi altre piccole realtà. Mercedes Sonia, un po' tutto, dov'è? I vari negozi, facciamo vedere Monfalcone. E poi, baluardo alla città di Monfalcone, si parla che ho letto che ci saranno i bitcoin. Io non mi fido di bitcoin o come si chiama. Sì, che novità, il futuro sarà questo, non sarà più tanto soldi di plastica, mangeremo plastica, quindi la carta di credito mangeremo. Mettiamo l'aglio, olio e pepe e via. Fritta e via. Boh, vediamo scattare. Ho levato un po' di baffi perché mi sembravo Stalin. E vabbè. Forse colato, sono qua al bar da checco, mi sono fatto un bel cappuccino. Con un bel bicchierone di acqua e purtroppo la brioche lo vedo col binocolo, ma non posso altrimenti, perché sennò la salute non viene, è nel piatto la prima cosa. E vabbè. Ringrazio l'amico Dario, e di Dario ti ringrazio di cuore di là il maglione, mi ha detto questo maglione è bello caldo, ti ho anche mandato una foto se vuoi vederlo. Boh, amici miei, che dire, tornate sotto il Brasile, soprattutto ho fatto questo, stanotte ho fatto un bellissimo sogno che scendevo giù in aereo da fino a San Paolo col maestro Candoni. Avevo un grande concerto alla cattedrale di Santa Teresina. E poi si andava a Curitiba, capitale della stato di Paraná. Io adoro Paraná. Mi gustaría conocer molto mi mejor tutto Brasil. Adesso ho trovato nel social, non so come, per via sette via, un video, YouTube, qualcosa. Italia o Brasile? Questa è una radio che è di italiano, che parlo di Santa Catarina, è la sede di questa bellissima radio. Parlano in dialetto del nostro qui. E gli ho detto, guarda che loro parlano dialetto solo Veneto, Lombardo, e gli ho detto, guarda che c'è anche il Friuli, Giulia, che c'è. Boh, parlano. Boh, adesso vediamo. Ogni tanto ascolto questa radio. Stanotte non dormivo, non ho sonno, ho detto. Ascoltavo, ho seguito una messa di padre, anche più padre madrigina, della messa in italiano, che è molto particolare, la messa in italiano. Sì, carina, con l'antico accento portoghese, boh, italiano nostro qui delle zone. Purtroppo i migranti sono tantissimi, hanno calcolato la comunità più o meno italiana, così, in grande linea, si parla di 5 milioni di persone, 5-7 milioni di italiani. Su tutta la popolazione brasiliana, solo in Brasile, dopo vediamo Argentina, Messico. In Messico ci sono i Cipinio, in Cipinio ci sono tanti veneti che sono là, migranti da anni che fu. E boh, dopo c'è la Stati Uniti, c'è tutto. Canada, Australia, tutto. E vabbè, forza e coraggio, andiamo avanti, gli italiani sono sempre di quel mondo. E vabbè, in Brasile sono tante comunità italiane, nuova Padova, nuova Treviso e così via. Boh,
Questa è una bellissima cosa che hanno dato dedicato a Sant'Antonio di Padova e altre, hanno fatto tante città. Per dire, vedi Vancouver, metà è stata fatta dal Friulani, metà dai Veneti, hanno ricostruito tutta Vancouver. Dai, dopo anche tante cose hanno fatto gli italiani prima della guerra ancora, nel 1900, erano ancora agricoltura, hanno tirato su le maniche, sono andati a fare i servi della gleba quasi, manca poco, quelli appunto lì brasiliani o emigranti già dei fattori. E poi immigrazione purtroppo, ti danno mamma dammi 100 lire che in America no 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 ti mando, boh, e così costava 100 lire, dicevano il sogno americano, come diceva della Cina d'America, ma purtroppo sono andati a fare il servizio. Dopo, pian piano, diciamo, nelle varie generazioni sono passati a meglio. Sono tutti, vedi, italiani, sono tanti immigranti italiani. Vedi, avevo avuto il presidente Bolsonaro, che è di origine toscana, veneta. Abbiamo arrivato fino al presidente del Brasile. E anche negli Stati Uniti abbiamo Nikki Pelosi, napoletano, era la voce del Parlamento, ma anche lei è una grande cosa. Purtroppo, anche portando indietro, ci ha portato anche, hanno portato le cattiverie, la mafia, purtroppo. E vabbè. Brasile è una bellissima, saluto Radio Italiano, Brasile, guardatela, che è del Brasile, ascoltatela, io l'ho trovato sui social, la potete sul sito, c'è la link. Ho fatto un'applicazione che non mi ricordo bene, l'ascolto ogni tanto. E beh, e c'è una canzone che mi piace del Brasile, Orazione alla Famiglia, che è di un cantante, un prete, no, ha tanti tanti padri. L'hanno fatta trasformata in dialetto locale qui, in italiano. Mi è piaciuta. Peccato, mentre dormi veglio, che non l'ho sentita bene. Boh, amici miei, che dire altro? Niente. Questa settimana abbiamo Ponte Lungo, meno male per chi lavora, tanti hanno lavorato, fatto le vacanze prima, vi auguro buona giornata, buon lavoro e vabbè, sono gli occhietti piccoli perché ho dormito poco stanotte, sì ho dormito ma mi sono appena svegliato, devo farmi il caffè strong per svegliarmi, per fortuna sono svegliato, e boh, forza, coraggio, andiamo avanti e che dire altro, vi voglio bene e che dire, saluto i grandi cantanti lirici del passato, ma anche del presente e del futuro, ringrazio l'UNESCO intanto, che ha riconosciuto la musica classica, soprattutto l'opera italiana, patrimonio dell'umanità, sarebbe chi ha, diciamo italiani, giovani, noi giovani, che vi riguardano quel poco che mi guardate. Andate a imparare l'opera. È una storia. È anche quello. Sì. Una volta parlavano nelle commedie, nelle opere, facevano, ricordavano, storia. Vedi l'Otello, l'orgoglio musulmano, lei contro i musulmani, ma c'è tante cose belle. O Sole mio, una bellissima romanza. O Sole, o Sole mio, hai affrontato. Te hai fronte a me. Mi fermo lì, non so altre strofe. Boh, mi raccomando, andiamo al teatro, andiamo all'opera. E boh, forza e coraggio. La ringrazio, la mamma Martellini di cuore. È una bellissima cantante lirica, è una grande insegnante. Chi avete bisogno di volete imparare la lirica? Ma questo è già. È un scalino dopo il conservatorio, non è prima del conservatorio, durante il conservatorio. Ho gente già studiata che vale ai perfezionamenti. E vabbè, che dire altro? Niente, sono pieni di raffreddore. E che dire altro? Niente, mi raccomando, fate i bravi e tutti voi. Boh, amigos, fin sabato, ho onorato di parlare con voi in portoghese. E se vi ascoltare Radio Italiano o Brasil, è una stazione radio brasilera che di Italiano, nello stato di Santa Catarina. Lì c'è molta migrazione italiana lì. Boh,
amici miei, che dire, altro niente, ringrazio Dario, come avevo detto prima. Boh, sono qua al bar da Checco, mi sono fatto un bel cappuccino. È un bellissimo bar gestito da China, ma tenuto bene, serio. Posso dire, erano pieni di locali, adesso sono tutti fuori a lavorare o via. Boh, vi ricordo oggi pomeriggio alle 3:30 c'è il primo piano della sala lì dove la scuola della terza età, c'è un piccolo corrietto e dopo un brindisi per il Natale. Ieri una persona mi è passata davanti, che tanto parlavo con una persona in audiochiamata, mi fa: anche tu marocchino? No, tunisino, no, non sono tunisino né marocchino. Hanno visto questo cappellino. Questo è un carissimo collega che me l'ha riportato, che era di suo padre, mi ricordo, questo è di Ulema. Me l'ha regalato. Boh. Non metto il cappello, quelli marocchini grandi, questo è già bene così. E vabbè, oggi sono tanti minuti che faccio. Carissimi amici, sto vicino alle persone, un carissimo collega che purtroppo quel che è successo. Un altro, caro, sono qui se hai bisogno. Anche voi, amici miei, se avete bisogno di una parola, io la do sempre di cuore. Saluto Graziana, Ivana, Antonella, nonna Anto, buon lavoro nonna. Saluto Antonella da Massa Carrara, Antonella dalla Liguria, Antonella dalla Sardegna, che ogni giorno più o meno mi mandano messaggi di buongiorno, la carissima Angela, saluto, che mi manda il buongiorno, il carissimo Filippo Leonardo, Filippo di Leonardi da Trieste, saluto anche Filippo, l'altro Filippo, no, l'altro Filippo. E boh, di massa, carissimo amico, e boh, che tutti gli altri. Io vi auguro una buona giornata, vi voglio bene. E chi di noi è iscritto? Io adesso lo dico qua, non l'ammetto, non faccio vedere che il 70% di noi iscritti guardano. Questi 70, iscrivetevi, costa click. Mettete, attivate la campanella, così sapete anche quando sono. Non costa niente. A voi non costa niente, a me gratifica l'iscrizione. E vabbè, non dico altro, perché tante volte dicono iscrivetevi, iscrivetevi. E vabbè, voglio bene, mi raccomando, fate i bravi. Quella calvizie che sta andando sempre di più, mi sa che questo capello mio o me l'ha fatto perdere i capelli o sono io che cado i capelli. Boh, prossimo anno sono calvo totale. Boh, meglio così. Come diceva la canzone di THC, una bella mona de spelon, una savana de via, la testa e capo, senza saponi, niente, creme, cremine, viene. Avrò il barbone. E vabbè, sarò Santa Claus, dopo veramente devo mettere i capelli grigi. E vabbè, saluto carissimi amici, i vari youtuber che seguo, soprattutto Dario Augusto IV, purtroppo anche ultimamente poco lo seguo, ma lo seguo. Saluto Dario, ti auguro buone feste. Chi lo conosce di persona, portate in dite che lo saluto. E poi tanti altri youtuber che purtroppo non li ho, amici e amiche. Saluto anche Andrea Galeazzi, che lo seguo spesso, Yaki Dale, anche se questi sono già top, e altri youtuber. Beh, purtroppo anche altri, c'è un tipo di Genova che vi spiega i computer, come funzionano le applicazioni, anche quella mi ha dato tante belle dritte per il nuovo computer, grazie a Dio, che non faccio tutte, ne prendo quelle più importanti. E poi saluto il mio collega carissimo Marco, grazie Marco di tutti i consigli che mi dai. E vabbè, altro che dire, niente, niente. Saluto tutti, anche i miei colleghi che guardano, che ignacciano e se ne iscrivono, ma so già che ci siete, che guardate. Con calma guardate. Saluto i miei colleghi, i colleghi, che dirà altro? Niente, vi voglio bene. Oggi ho una bella bellissima pasta, adesso vado, non so, a mezzogiorno, alle 11:30, a cucinare la pasta. Adesso vado a fare un po' di spesa per una persona con disabilità anziana qui nel mio quartiere. Mi ha detto: Franco, vieni a prendermi l'ordine, così gli faccio la spesa. E che dirà altro? Niente.
Saluto Mary, saluto Sara, la cantante Sara sta volando nel mondo del firmamento della lirica, le auguro di bene. E che dire altro? Niente, tante cose vorrei raccontare, ho fatto bella lunga oggi, più di 16 minuti, 15 minuti, boh. Saluto anche la carissima pittrice Sandra che mi ha lasciato una piccola intervista qui E poi a Bo Falcone ci sta una bellissima mostra di quadri vicino all'antica mura. Anche lì merita vedere. C'era proprio un artista che c'era lì presente, mi ha raccontato poi in breve i titoli dei quadri. Anche quello mi intendete vedere, tutto moderno, non è arte moderna. Poi ci sono le casette, andate a vedere la casetta della mia carissima amica Monica. E quella vicino la Rocca lì vicino poco prima della curva all'ingresso della piazza del biscotto. Dicono i malini è in forma di manganello, per me non è in forma di manganello, è un biscotto. Poi è stata rimessa a posto la città, pian piano la città di Falcone si sta migliorando, purtroppo l'immigrazione musulmana sta abbastanza, le scuole come sono. Hanno tanto da fare gli insegnanti, speriamo bene. E che dire altro? Niente, vi voglio bene, vi auguro una buona giornata e niente altro. E che dire niente, vi vorrei dire tante cose, ma boh. Vi ricordo di questa roba di pomeriggio, saluto i grandi cantanti e posso dire vi voglio bene. Dico un'altra cosa, bene, dirò, amor, io sono felice con voi, sono voi appassionati di voi. Mi amor, Sandra, voi siete mia vita, senza voi sono perso. Amici, ho detto due parole in portoghese di numero. Ho detto, amore mio, Sandra, sei la mia vita, sei un contento di te superso. L'ho detto in diretta, registrazione, pubblicato, non lo taglio, non lo faccio con i youtuber che le montano, che rendono i video, che io lo butto giù com'è. Boh. Saluto i miei amici, parenti sparsi per il mondo, Brasile, Argentina, Messico, giù per il mondo. Saluto tutti, vi voglio bene, vi auguro buon sabato, buon fine settimana. Vi ricordo stasera, iscrivetevi, dai, fatemi felice, vi voglio bene. Che dire, niente, sono un piedi di raffreddore, ma andiamo avanti. Tanto grazie a dare ancora del maglione. E vabbè. Forza e coraggio, andiamo avanti, e viva la mai mollare. Come dicevano i direttori dei banchi, mai mollare. Boh, saluto il Papa Gianfranco da Napoli, il paroliere Gennaro Merola e tutte le altre persone che conosco, il cantautore qua in Italia, al nord, al sud, cantante neomelodico, Daniele Littieri con la sua famiglia, saluto tutti. Dai un bacino a tuo figlio, Boh, saluto Nonanto e Tiziana Graziana Ivana. Boh, mi raccomando, fate i bravi. Vi voglio bene. Per dire, ho un po' di mal di schiena, ma si vive. Meno male, in questa sera si sta bene. Saluto anche il mio medico di base che mi ha fatto le ricette. Mi ha fatto le ricette. La farmacia qua di Pantano che mi è ben fornita. E vabbè, da altre parti, i miei colleghi di lavoro. Vi voglio bene. Chi mi guarda. E mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi, Franco Tolosio. Mi raccomando, fatevi felice. Ringrazio le persone che ho conosciuto, accettano la mia richiesta di iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. No, amici miei, vi voglio bene, un bacione forte dal Barcheco a Bo Falcone qui a Pantano e sulla strada per andare in cantiere. Non lo, vedete proprio c'è scritto nel cielo due etichette, bar da Checco, venite che merita, passate appena la corriera, boh. Va bene, meglio così, vi voglio bene, un bacione a tutti e a tutte, mi raccomando, oggi pomeriggio e che dire altro, niente, vi voglio bene, l'ho fatto lungo, 20 minuti, oggi mi sono presa comoda, vi voglio bene, che dire, niente, mi raccomando. Voglio bene, aiutate le persone del vostro prossimo, mi raccomando. Chi ha bisogno di una parola di conforto, una pacca sulla spalla, aiuta sempre.
O vedi io. Boh, ho levato i bigode perché sennò i bigodi serve, i baffi erano troppo lunghi. Un bacio a tutti e a tutte. 20 minuti ho parlato. Adesso mi farò un bel grappolo, no, graffini, dopo allegria e cantieri di gioia. No, mi farò morire. Un bacio a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti di cuore che chi ha guardato il video fino adesso. Ciao a tutti e a tutte. Hasta la vista, signor. Ciao.